Allora, entriamo nel vivo parlando di, finalmente, di questi KPI, che sono una categoria di indicatori che possiamo definire a livello di processo, quindi sono indicatori chiave di un processo, tradotto in italiano in modo più o meno letterale. Ci diamo delle definizioni e una metodologia per analizzare un processo tra quelli che abbiamo definito nel nostro sistema informativo, gestiti dal nostro sistema informativo, e cercare di estrarre quali possano essere degli indicatori che servono a misurare la validità, la bontà di un processo da vari punti di vista. Quello che impareremo è che non esiste un insieme univoco o automatico, diciamo, o definibile in modo automatico di indicatori, perché dipende dai punti di vista degli stakeholder e da che cosa gli stakeholder possono vedere, quindi anche dai punti di vista strategici, di quali sono gli aspetti che si vogliono vedere. Ma andiamo per ordine, no? Quindi noi cercheremo di mantenere da un lato una vista di alto livello, no? Sempre parliamo, stiamo parlando di sistemi informativi manageriali, quindi che cosa voglio vedere, e dall'altro una vista formale per essere sicuri di definire in modo esatto, secondo, diciamo così, le metriche corrette, ciò che stiamo cercando di misurare. Quindi i KPI definiscono una prospettiva a livello di processo. Qui fa confronti con altri tipi di indicatori che noi non abbiamo ancora visto, quindi questa slide ci lascia abbastanza indifferenti, solo per dire che vari insiemi di indicatori diversi prendono punti di vista diversi. Ad esempio, i CSF lavorano sulle aree strategiche dell'azienda, parleremo un pochino di CSF, e quindi hanno una vista più orizzontale. Gli indicatori finanziari invece sono più verticali sull'aspetto, no, finanziario. Noi abbiamo invece, quando parliamo di KPI, di una vista, la pista per process, c'è poco da fare, quindi abbiamo una vista a livello di processo. Quindi la vista a livello di processo significa che noi abbiamo il nostro modello, no, ad alto livello di un processo. Io qua ho riportato la figurina del modello Fraso, che ci riassume, diciamo, le caratteristiche essenziali di un processo attraverso gli input, quindi le richieste che arrivano in ingresso, gli output, cioè i prodotti, le attività che compie e le organizzazioni che sono coinvolte nello svolgere questa attività, no? Quindi sono gli elementi essenziali per poter definire un processo. Poi noi all'interno delle activity sappiamo come entrare nel dettaglio, no, con i nostri activity diagram. Quindi è una serie di attività che portano alla realizzazione di un prodotto o un servizio terminale, sia completo o intermedio, non importa, e il mio mondo è questo. Il mio obiettivo è misuriamo come sta funzionando, no? Estraiamo degli indicatori guardando la vista di questo processo. Indicatori che dovranno avere un insieme di caratteristiche desiderabili che sono riassunte da questa sigla SMART. No? Noi dobbiamo definire degli indicatori, diciamo qual è l'obiettivo, come li vogliamo questi indicatori, li vogliamo specifici, che siano legati all'obiettivo di business per cui quel progetto è stato definito. Ah, quindi indicatori generici ci servono fino a un certo punto. Noi quel processo c'è, è lì, ci stiamo investendo, ci stiamo mettendo le risorse perché ha un suo scopo strategico, allora vogliamo misurare nello specifico, no? Come contribuisce quel processo al business. Misurabili. Misurabile sembra ovvio, se prende una misura è la misura di qualche cosa che sia in qualche modo misurabile. Quindi non velleitario, non un indicatore che dica a volte mi vengono in mente, scusatemi, no, frasi che leggono i vostri compiti, non i vostri, gli altri.
che ho letto negli anni, no? Del tipo, un indicatore che vada a misurare qual è la soddisfazione di tutti gli utenti del servizio, o in generale degli utenti del servizio. Allora mi dicono la spiegazione e poi mi dico faccio un sondaggio tra tutti gli utenti. Non ci riuscirai mai, no? Perché non ci sarà mai la percentuale del 100% di persone che rispondono. Quindi non è misurabile quella cosa. È misurabile qualche cos'altro, sondaggio, a campione, un sottoinsieme, lo definiamo in modo diverso. Quindi noi dobbiamo arrivare poi a dare una definizione anche operativa di questi KPI, cioè non solamente un foglio di carta su cui c'è scritto sarebbe meglio misurare questo, ma anche avere poi idea di come misurare. L'altro attributo, achievable, raggiungibile. Cioè è inutile che io misuri una quantità se so già che non ci posso far nulla, se so già che la variazione, il miglioramento, l'incremento, l'ottimizzazione di quella quantità, di quell'indicatore non è possibile, non potrò mai raggiungere quell'obiettivo. Allora non serve a nulla misurarlo, sì, posso fare per esercizio, ma non mi serve. Se il mio scopo era quello di gestione strategica del processo, quindi vedo cosa va, se funziona bene, se sta funzionando bene o no, e nel caso intervengo, e io vado a misurare elementi che so che con le mie leve, giocando sulle risorse, giocando sui processi, eccetera, posso andare a modificare. Quindi è inutile andare a misurare qualche cosa, sempre prendendo dai, così, gli esempi vostri, se ti dice io vado a misurare in un processo, insomma, il numero di ordini dei clienti, va bene, e poi se è troppo basso come posso modificare il processo per aumentare il numero di ordini che attivano quel processo? Non posso, no? Quello è un indicatore esterno che praticamente coinvolge il processo, ma in quel caso specifico sarebbe un indicatore di input, cioè il numero di richieste esterne. Se voglio andare a modificare quel numero devo agire su qualche cos'altro, non su quel processo lì, che li subisce gli ordini, li vede ricevere, se li vede arrivare l'ingresso. Quindi sarà un KPI ma di un altro processo, quello magari di marketing, di promozione, che ha come output possibilmente il numero di ordini. Allora lo vado a misurare là, non lo vado a misurare sul processo che invece elabora gli ordini. Cioè deve essere qualche cosa che io sia in grado in qualche modo di andare a modificare, se no vedo un indicatore che, il cui valore è totalmente indipendente da ciò che sto facendo in quel processo, nel senso che se cambia, cambia per altre ragioni, e se anche io ottimizzassi il processo non cambierebbe per effetto di quella variazione del processo, no? Quindi vabbè, rilevante ovviamente ai fini, no? della gestione che voglio fare. Adesso qui relevant e specific sono abbastanza simili come concetti. E timely, che io possa avere a disposizione in tempo utile. Se io faccio un sondaggio sofisticatissimo e i risultati mi arrivano tra due anni magari sono già fallito, oppure avere dopo due anni un'informazione su un processo che magari vorrei monitorare di mese in mese è inutile. Quindi l'informazione deve essere commisurata al tempo e alle risorse necessarie per poterla ottenere, per poterla acquisire. Sarebbe bello avere tutta l'informazione di questo mondo, però richiede del tempo. E allora mi devo accontentare di meno informazione che però sia più specifica e sia più rilevante ai miei scopi. Quindi questo di ragionare sui KPI è un esercizio quasi di sottrazione, di minimalità. Cioè cerchiamo di capire quali sono i punti in cui vado a inserire delle misure per ottenere informazioni che mi servono, quando mi servono e allo scopo per cui sto misurando. Ricordiamoci che misurare costa, fare un questionario costa tempo, costa persone,
modificare il sistema informativo, perché magari anche in automatico prende delle misure, queste misure poi vanno lette, è una complicazione in più che nel software, aggiungo dei requisiti al software, aggiungo delle persone che devono andare a controllare che queste misure avvengano correttamente, persone che le devono analizzare e così via. Quindi non si fa tanto per farlo, lo si fa se uno ha uno scopo e se quella misura appunto è utile, no, a questo scopo. Ciò detto, di misure ne posso prendere, guarda, io qua parlo di misure, in realtà dovrei parlare di indicatore. L'indicatore è il valore sintetico che calcolo a partire dalle misure. Quindi ho detto male misura. Posso definire degli indicatori che si baseranno su delle misure, no, però non sto a ripetere ogni volta questa frase, di tre tipi. E li poi li classificheremo, andremo un po' a vedere genericamente, no, che cosa possiamo misurare. Io qui sto facendo riferimento a questo modello astratto di processo, per cui ciò che diremo adesso sarà generale, astratto, no? Poi ogni singolo processo concretizzerà in un modo particolare questi concetti più generali. Allora, parliamo di indicatori di qualità quando questi vanno a misurare delle caratteristiche dell'output del prodotto, del processo. Quindi caratteristiche del prodotto o del servizio. Non importa quanto tempo ci hai messo, come l'hai fatto, quanto hai faticato, quante volte, quanti pezzi hai buttato via, eccetera, ma ciò che esce com'è? Il tuo output com'è? Poi avrò degli indicatori di servizio che sono quelli che in qualche modo confrontano gli input con gli output, le richieste con le risposte. Su 100 richieste di informazioni, quante ne hai evase in modo soddisfacente? Su 1000 ordini, qual è stato il tempo medio di consegna? Su 12.000 bicchieri di cristallo che dovevi trasportare, quanti ne hai rotti? Una relazione tra quello che era richiesto e quello che ho ottenuto. Quindi la qualità vuole dire l'output indipendentemente dall'input, com'è erogato. Il servizio mi dice, beh, di fronte a una certa richiesta in input, che cosa mi aspetto di poter ottenere in output? E poi ho questi due indicatori di qualità di servizio, non guardano dentro il processo. Il processo potrebbe essere una scatola nera. Ci posso mettere dentro un sistema informativo, ci posso mettere dentro delle scimmie ammaestrate, ci posso mettere dentro della magia nera. L'importante è che a fronte delle richieste fornisca delle uscite. Ma come le fornisce queste uscite? Come lavora per poter fornire queste uscite? È il dominio dell'efficienza. A parità di qualità e di servizio, sono più o meno efficiente. E allora vado ad osservare a questo punto, dentro l'attività che il processo gestisce, quali misure, quali indicatori posso estrarre. E a questo punto sono indipendenti dal servizio o dalla qualità, cioè sono modi diversi, luoghi diversi in cui andare a guardare. L'efficienza essenzialmente mette in relazione il risultato ottenuto con le risorse che ho impegnato, no? Come definizione generale di efficienza. Il rapporto tra cosa ottengo e quanto ci devo mettere, in termini di tempo, di denaro, di persone, di risorse, di macchinari, di materie prime, tutto quello che volete. E questo ovviamente dipende dal modo di lavorare, no? Dal singolo processo. Ad esempio, qui sono due esempi sotto in questa slide, dice il tempo medio per soddisfare un ordine è un indicatore di servizio, perché va a confrontare l'istante di tempo in cui l'ordine arriva con l'istante di tempo in cui l'ordine viene evaso. Chi lo chiama ritardo, perché in un mondo ideale potrebbe essere zero.
Allora proviamo a applicare, anche se un po' prematuro ma intuitivamente, proviamo a applicare la teoria delle misure a questo tipo di indicatori. Cosa vogliamo misurare? Vogliamo misurare un intervallo di tempo, cioè una distanza tra due istanti di tempo. La distanza tra due istanti di tempo è una misura di tipo rapporto, è una scala di rapporto, perché è la differenza tra due misure di tipo intervallo. Quindi ha senso parlare di media, di ritardo medio. La media su che cosa? Poi in realtà non è finito questo, questo è solamente un accenno a che cosa potrebbe essere un indicatore. Perché io poi ci posso dire, devo dire, la media la faccio su che cosa? Sugli ordini arrivati o sugli ordini evasi? Perché magari non tutti gli ordini che arrivano vengono evasi per una serie di problemi, quindi i due valori sono diversi. La faccio in un giorno, in un mese o in un anno? Mi mancano ancora un po' di dettagli per poter dire questo qui definisce un numero, però definisce un'idea di indicatore che poi via via impareremo a raffinare, impareremo a non dimenticare le cose che dobbiamo dire per poterlo specificare. Ma già quello che capiamo adesso è che mi servono due istanti di tempo e quindi devo in qualche modo misurarli. Ogni ordine avrà un istante di tempo di ingresso e uno di uscita. Questi istanti di tempo li devo misurare da qualche parte, li devo salvare da qualche parte, in modo che poi a fine giornata, a fine settimana, a fine mese, ci sia una procedura che prende questi numerini qua, fa la differenza, e poi di queste differenze fa la media. E poi queste cose qua me le metto in un grafico, mi fa vedere questa settimana rispetto alla settimana scorsa, questo indicatore si è migliorato o si è peggiorato. Ma tutto parte dalla possibilità di misurarle queste cose. Allora, se l'ordine arriva, viene registrato nel sistema, io dovrò ricordarmi che tra i requisiti del sistema ci dovrà anche essere quella di tracciare, di tenere traccia di questo istante di tempo. Ricordiamoci che posso tracciare ciò che il sistema informativo vede, perché se l'ordine mi arrivasse via posta o via mail e la persona che apre le buste o che legge le mail ci mette 3 giorni per leggerla, io che cosa sto misurando? L'istante in cui l'ordine è arrivato o l'istante in cui la persona finalmente l'ha letto e l'ha inserito nel sistema? La seconda. Ma allora a questo punto non è il tempo per soddisfare l'ordine, è il tempo per soddisfare l'ordine dal momento in cui l'ho caricato nel sistema. Se io lo misuro ho un valore, se il mio cliente lo misura ha un valore diverso, sto guarda, perché? Perché lui vede anche quel tempo morto, mentre io no. Quindi bisogna sempre fare attenzione ai dettagli. Ok, questo valore misurato dove? Da chi? Quando? Per noi è facile, perché se noi ci facciamo il modello del processo ci aggiungiamo una piccola attività che dice registra l'istante di tempo di inizio del processo. Allora, che io lo metta prima o dopo l'apertura della mail, l'apertura della busta, specifico dove vado a misurarlo. È ovvio che se l'attività teoricamente uno dice no, ma io lo devo registrare nel momento in cui l'ordine mi arriva, anche prima di aprire la busta. Cosa stai dicendo? Come fai a registrare un'attività prima di averla presa in mano? Cos'hai? Una bacchetta magica? Per quello che insistevamo a livello di processo sul modellare le attività che lasciano traccia nel sistema. Se la busta è arrivata a stare sul tavolo, il sistema informativo non lo sa. Io lì ho un buco di cose che avvengono o non avvengono, ma il sistema informativo non lo sa, e come tale non può aiutarci a scoprire se stanno andando bene o male. Non potrà mai entrare in questo indicatore, no? Quindi va bene tutto, l'importante è che noi ci obblighiamo a ragionare un passettino alla volta e chiarirci le idee su che cosa stiamo definendo, su che cosa stiamo effettivamente misurando, che può essere magari diverso da quello che vorremmo davvero misurare, ma non riusciamo. L'altro esempio che viene fatto qua è la produttività media di una risorsa.
po' più vago, perché come risorsa qui non so neanche se sia un macchinario o se sia una persona. La produttività è il numero di operazioni svolte nell'unità di tempo, il numero di pezzi stampati, il numero di moduli compilati. Chiaramente dovrò dire a che cosa mi riferisco, produttivizzare riferita a quale attività, a quale azione, e poi anche io la media devo andare un po' a calcolare. Posso fare la media su una produttività? La produttività, che è una quantità misurabile, il numero di cose fatte in unità di tempo, bulloni al giorno, che scala ha? No, non è assoluta, ho detto al giorno, la scala dei rapporti, dipende ad esempio dall'unità di misura. Se calcolassi la produzione totale sarebbe scala assoluta, ma la produttività fa comunque riferimento a un intervallo di tempo, quindi siamo in una scala dei rapporti. 0 è 0, non hai fatto niente. 100 non vuol dire nulla, se sono 100, devo sapere se sono 100 in un'ora o se sono 100 in un anno. Ok? Quindi quell'unità di misura lì me la degrada da scala assoluta a scala dei rapporti. Però se è una scala dei rapporti sicuramente posso fare la media. Poi devo fare la media su un intervallo di tempo che è più ampio rispetto all'intervallo di tempo su cui misuro la produttività. Perché già la produttività stessa in qualche modo è una media, no? Su un intervallo di tempo di una quantità discreta. Quindi sono misure composte in cui devo sempre fare attenzione. Non posso avere la produttività calcolata in bulloni al mese e poi fare la media ogni giorno. Non vuol dire niente, è una misura che salta fuori una volta al mese, domani non è ancora cambiata. Quindi non ha senso. Quindi dovremmo sempre fare attenzione anche al timeliness, cioè ogni quanto riesco a averla questa misura e per quanto tempo. Vabbè, questi sono due esempi di tipi di indicatori che posso definire. E come vedete, per riuscire a capirci qualche cosa devo fare degli esempi concreti, perché devo calarli in un processo specifico, perché altrimenti no, sono concetti generali. Ecco, ma rimanendo nei concetti generali, questa grosso modo è la famiglia di indicatori che possiamo definire. Uno se ne può sempre inventare uno nuovo, ma quasi tutti ricadono all'interno di questa tassonomia, che per aiutarvi noi riportiamo anche in calce. Questo è un tema d'esame, in calce del tema d'esame, nella pagina dietro, per venire incontro a chi arrivava con la lacrimuccia e diceva: ma dobbiamo impararci queste cose a memoria? No, si è mai detto. Questo diagramma qui, così come l'elenco dei punti dei casi d'uso, ve li ricopiamo in ogni testo d'esame, così non vi dovete fare i bigliettini, se no vi stancate. E questa è la riproduzione di questa figura con le varie espansioni. Così. Avete la mappa, che non ci dice, come in tutte le mappe concettuali, non ci dice che guarda che per fare dei KPI fatti bene li devi mettere tutte queste cose qua, no? Però ci dà una guida per dire: non dimentichiamo dei pezzi, e ciò che andiamo a misurare, no? Vediamo un po' dove andiamo a collocarlo in questa categoria, e ovviamente esprimeremo, poi scriveremo qual è questa categoria. In realtà ci aiuta anche a spiegarlo. Rispetto ai tre indicatori di prima, efficienza, qualità e servizio, qui abbiamo aggiunto un'altra categoria, che è la categoria cosiddetta generale, che essenzialmente dipende dal contesto in cui il processo opera. Cioè sono degli indicatori che non sono indicatori strategici, sono i tipici indicatori su cui non ci posso far nulla, non dipendono da me, non dipendono dal processo, ma mi possono servire ad esempio nel calcolo di altri indicatori. Che ne so, se io volessi calcolare la difettosità della mia produzione, devo fare il rapporto tra i pezzi prodotti e gli ordini ricevuti o le lavorazioni iniziate, no? E gli ordini ricevuti è qualcosa di esterno, che non dipende da me, non dipende dal mio processo, quindi è il tipico indicatore su cui non ci posso far nulla. Quindi non è un indicatore
per il mio processo, ma sicuramente è un valore che posso usare per definire la difettosità, perché il denominatore rispetto alla frazione che mi dice pezzi prodotti rispetto a ordini ricevuti. Quindi questi indicatori generali non sono KPI di per sé, ma sono indicatori che posso definire come ausilio, come supporto alla definizione dei KPI veri e propri, che sono quelli sulla parte di destra della figura. Okay? A volte per calcolare alcuni di questi di destra mi serve conoscere qualcuno di quelli di sinistra. Quelli di sinistra di per sé non possono essere posti come obiettivo perché non sono influenzabili dal processo stesso che sto considerando, ma sono dipendenti dal contesto in cui il processo opera. KPI generali. Quali sono i KPI generali? In questa tabella qui, questi tipi di KPI generali sono riportati nella colonna, quindi input volume era qua, lo abbiamo riportato qua, output volume in resources, quindi ho espanso la parte sinistra, e le 4 o 5 colonne che ci sono esempi diversi, di sistemi diversi, sistemi informativi diversi, con quindi un sistema di prenotazione hotel, un sistema di manutenzione degli ascensori, vendita dei prodotti in supermarket, vendita dei libri su internet, come si chiama? Il permesso di costruire, come si chiama? Rilasciare un permesso di costruzione, quindi da parte di gestionale di government, sono processi diversi, no? di tipologia anche diverse. Allora, quali tipi di KPI generale si può definire? Volume di ingresso, il primo, il più semplice, cioè il numero di richieste di attivazione del processo, la quantità, il volume, l'ammontare. Poi se questo volume di ingresso lo misuriamo in unità, lo misuriamo in euro, lo misuriamo in chili, dipende qual è la natura di queste richieste. No? Però quando il processo viene attivato è perché qualcuno richiede servizio da noi. Fossimo su una scala più bassa, quella della singola attività, direi quanti token nuovi facciamo, quante attività dobbiamo svolgere. In realtà siamo sulla scala di un processo un po' più ampio, quindi non è il singolo activity level. Qui ad esempio, se stiamo pensando al sistema di prenotazione hotel, il numero di richieste, il numero di richieste di prenotazione o il numero di richieste di modifica o di cancellazione, sono richieste diverse che possono arrivare al sistema. Sono valori che mi possono interessare, riferiti ovviamente a un certo intervallo di tempo, quante richieste sono arrivate. Questo può essere una misura di tipo assoluto, ad esempio. Poi qua, anche qua, bisogna entrare più nel dettaglio. Se io dico numero di richieste di prenotazione e uno che telefona e dice ho 8 figli, no? E quindi voglio prenotare per 10, quella cosa conta? Una o 10? Boh, nel senso che ha senso dire una, ha senso dire 10, dipende da cosa voglio misurare. No, devo sempre essere, facendo sempre un livello di dettaglio in più rispetto alla prima. Numero di richieste di prenotazione, richieste di prenotazione per una persona o richieste in generale? Allora, se io voglio andare a vedere quello che potrebbe essere magari la redditività dell'hotel, mi interessa quante persone sto ospitando. Se voglio andare a vedere invece il carico di lavoro della reception, vabbè, che tu prenoti per uno, che prenoti per cinque, il lavoro è sempre lo stesso, la fattura sarà una sola e così via. Quindi dipende da cosa voglio misurare. E quindi a un certo punto nel definire KPI non mi basterà scrivere questa parolina qua, dovrò spiegare meglio. Quindi a un certo punto vi chiederò, dobbiamo scrivere una formuletta che ci dica, che espliciti che cosa stiamo misurando, che cosa stiamo calcolando. Per quanto riguarda ad esempio la manutenzione di un ascensore, io posso pensare di avere delle richieste normali o delle richieste urgenti. Ah, ma l'ascensore ogni tanto non si ferma più al terzo piano. Oppure, attenzione, ci sono 3 persone bloccate dentro. Sono 2 tipi di richieste diverse. Entrambe attivano il servizio di manutenzione, ma sono input di tipo diversi che conviene distinguere e misurare. Numero di vendite, numero di persone che hanno acquistato qualcosa, indipendentemente dal numero di beni acquistati, questo è il supermercato. Numero di ordini piazzati sul sito.
che non è il numero di oggetti acquistati, è il numero di ordini, che ciascun ordine può contenere più oggetti e così via. No? Volume di ingresso, quindi facile. Quante volte qualcuno dall'esterno del processo chiede servizio al processo stesso? Dall'esterno del processo può essere dall'esterno dell'azienda o può essere un altro processo della stessa azienda, per carità. Dal punto di vista del processo mi devo mettere solamente. Dal lato opposto posso misurare i volumi di output, numero di stanze prenotate, numero di servizi di manutenzione completati, numero di fatture prodotte, numero di prodotti venduti e così via, numero di spedizioni fatte, numero di libri venduti. Vado a contare i volumi di uscita, indicatore di volume. Poi ovviamente dipende dal processo. Processi di tipo trasformativo dovrebbero avere un ingresso e un'uscita. A ogni ingresso corrisponde un'uscita, un servizio prestato. Altre volte no, dipende. Dipende dalla natura del. Cioè, il confronto tra l'input e l'output dipende da che cosa fa il processo, se questi numeri devono coincidere oppure no. Risorse disponibili, ad esempio risorse umane o risorse materiali. Cioè, se io a un certo punto devo misurare la produttività di un processo o l'efficienza di un processo, dovrò sapere quante risorse ho a disposizione. Cioè, devo produrre 100 pezzi al mese, è diverso sapere che ho una persona che ci può lavorare o un team di 10 che ci può lavorare. È una variabile esterna, nel senso che le persone non le posso inventare, o i macchinari non li posso far comparire dal nulla. Sono variabili esterne che alimentano il processo fornendogli le risorse affinché esso possa lavorare. E quindi a livello di risorse umane tendenzialmente si conta il numero di persone adibite a una certa funzione. O risorse materiali sono risorse hardware, software, i macchinari, gli spazi, la logistica, no? Le disponibilità di questi strumenti o dispositivi. Quasi sempre questi signori qua, nella definizione di indicatore, stanno a denominatore. No? Indicatore di servizio, indicatore di efficienza. Queste le misuro rispetto ai volumi che ho richiesto, cioè cosa hai ottenuto rispetto alle richieste, quanto hai prodotto rispetto alle risorse. Quindi non sono di per sé l'indicatore, ma sono indicatori di, sono, diciamo così, non sono di per sé il KPI, no? L'obiettivo da raggiungere, ma sono un indicatore che mi modula la risposta che può dare il processo. Tendenzialmente più aumento questi numeri, più il processo potrà lavorare di più. Stavo per dire meglio, ma fermo, non è detto, perché a volte se aumenti troppo i volumi, aumenti troppo le risorse, nascono poi problemi di tipo diverso e quindi l'efficienza non è detto che aumenti all'aumentare le risorse. Vabbè, inventory ha a che fare, ha senso definirlo, per quei processi che gestiscono quantità limitate di risorse fisiche. Cioè, se devo vendere dei libri, quanti libri ho in magazzino, magari anche quali. No? Se devo vendere dei prodotti, qual è la quantità di prodotti che ho o in magazzino o direttamente negli scaffali. Se invece se devo vendere delle camere d'albergo, chiaramente la mia produzione, il mio output è limitato dal numero di camere che ho. Quindi più di tanto non posso. Quindi questa parte di inventory tendenzialmente mi dà un limite, da direttamente, ma mi permette di definire un limite massimo ai risultati che posso ottenere dal processo, perché più di tanto, no? Di fatto l'inventory è un tipo di risorsa anche questo, però mentre le altre che sono chiamate proprio risorse sono tendenzialmente stabili, invece l'inventory tendenzialmente è una cosa più fluida, che vanno e vengono impiegate, poi rilasciate, poi impiegate, poi rilasciate di nuovo e così via. Dipende. Come vedete non sempre è definito, dipende da, ha senso definirlo nei processi che gestiscono risorse limitate.
Quindi quando gestisco dei servizi spesso non ho questo tipo di limitazioni. La quantità di servizi che posso gestire dipende più che altro dalle grosse aziende umane o fisiche, cioè quanti manutentori ho o quanti pulmini ho per poter, affinché i manutentori possano andare a fare intervento, ma non c'è altro. Non si gestiscono. Allora, diverso l'inventory potrebbe essere, se nel caso dell'ascensore devo sostituire un blocco motore, allora devo averlo a magazzino, allora in questo caso potrebbe aver senso. Questi erano gli indicatori, abbiamo chiamati generali, e come sempre l'atteggiamento, se uno sugli indicatori generali, se uno ti dice ma per favore migliora quell'indicatore lì, se tu sei responsabile di quel processo non puoi altro che fare che allargare le braccia e dire io cosa ci posso fare nel mio processo, parla con qualcuno sopra di me, parla con qualcuno prima di me nel flusso produttivo. Invece entriamo negli indicatori propri, no, del processo, influenzati dallo svolgimento del processo. Indicatore di efficienza. Indicatore di efficienza, l'efficienza è quasi sempre un confronto tra volumi e risorse, tra quantità risultanti e risorse impiegate. Ad esempio il costo unitario. Il costo unitario di un servizio erogato o di un prodotto realizzato è il rapporto tra il costo totale e il volume di uscita o eventualmente il volume di ingresso, dipende un po' come lo voglio misurare. Se io ho un'uscita, per dire, durante una lavorazione, un'erogazione di servizio, non tutti i servizi vanno a buon fine, io ho un volume di uscita che è inferiore al volume di ingresso, ma le lavorazioni che non sono andate a buon fine implicano anch'esse un costo. Allora, se io a denominatore metto il volume di uscita, l'output volume, sto spalmando sulle lavorazioni che faccio anche il costo di quelle che non faccio. Spalmo sui clienti effettivi il costo delle persone che mi fanno solo perdere tempo, che alla fine non comprano. Se invece volessi andare a vedere il costo effettivo, poi devo vedere come coprirlo, vado a mettere il volume delle richieste di ingresso. Come sempre, dipende da che cosa voglio osservare e poi mi compongo la formula per farlo. Però l'idea generale è l'efficienza è qualche cosa che produco, che ottengo un risultato rispetto a una richiesta. Volume di prodotti diviso le risorse impiegate. Il tipo di produttività. Vedete che il costo per unità ha il volume al denominatore e il costo al numeratore. La produttività invece è il volume numeratore e le risorse impiegate al denominatore. Sono modi diversi di guardare, sono concetti diversi di efficienza. La prima è l'efficienza dal punto di vista finanziario, dei costi. La seconda è l'efficienza dell'utilizzazione delle risorse. Efficienza a cui lavorano. Io ho comprato una macchina nuova e mi permette di produrre più pezzi. Oppure un altro indicatore di efficienza che può essere l'utilizzo di una risorsa, cioè quanto appieno le risorse esistenti sono utilizzate attualmente. Quindi risorse utilizzate rispetto a risorse disponibili. Ho tre macchine, lavorano tutte e tre a pieno ritmo, utilizzazione del 100%. Ne ho una che è quasi sempre ferma, utilizzazione 2/3. Parliamo di macchine, possiamo anche parlare di risorse umane, quindi quante persone, quante ore uomo, diciamo così, settimanali ho a disposizione e quante di queste sono effettivamente utilizzate per erogare servizi, rispetto a quante invece sono a disposizione per coprire emergenze oppure sono perse, sono in corso e basta. Quindi le misure di efficienza sono di vari tipi, ma quasi praticamente tutte sotto forma di rapporto, dove il denominatore quasi sempre non dipende da me e il numeratore invece quasi sempre può dipendere dal processo.
essendo un rapporto tra due altri indicatori, sono misure di tipo indiretto, no? Sono un confronto da due indicatori diversi, il quale a sua volta sarebbe bene, se vogliamo usare la matematica che abbiamo imparato, poiché faccio un rapporto, i due indicatori dovrebbero essere di tipo rapporto perlomeno, nella scala ratio, se no questo rapporto non ha molto senso. Qui nel nostro diagramma vedete che gli indicatori di efficienza cadono nelle grandi categorie di costo unitario, produttività e utilizzo. Poi a sua volta, no, si possono definire, qui vi suggerisce che il costo per unità di ingresso, per unità di uscita, per unità di informazione, la produttività per risorsa umana, per risorsa non umana, per risorsa di magazzino, per disponibilità di magazzino, per risorsa di tempo, e idem per l'utilizzazione. La differenza tra produttività e utilizzazione è il numeratore. Nella produttività il numeratore è il volume prodotto, quindi, e mentre nell'utilizzazione il numeratore è l'utilizzo effettivo della risorsa. Rispetto in entrambi i casi il denominatore sono le risorse disponibili. Quindi vedo le risorse che ho, quanto sono utilizzate e con le risorse che ho quanto produco. Quindi in questo caso, no, queste varie espansioni, input, output, eccetera, fanno riferimento essenzialmente al denominatore, cioè qual è il tipo di risorsa che vado a misurare, qual è il tipo di volume che vado, con cui vado a confrontare. E questa è la categoria dell'efficienza. Poi, nei singoli casi, queste misure astratte si declinano in indicatori specifici. Qui fa vedere un incrocio tra quelli che possono essere gli indicatori generali e i tipi di indicatori di efficienza che posso definire basandomi su quegli indicatori generali. Quindi ad esempio sulle risorse umane la produttività è il numero di prodotti rispetto al numero di impiegati, l'utilizzazione è il numero di risorse umane utilizzate rispetto al numero di risorse disponibili, umane disponibili, e così via. Quindi sono di solito questo rapporto tra un indicatore di output e un indicatore generale. Quindi proviamo a pensare al nostro esempio. Partiamo da quello della prenotazione degli alberghi, che essendo un servizio è un pochino più complesso da pensare rispetto a un prodotto. Quali potrebbero essere gli indicatori di efficienza per l'hotel reservation? No? Proviamo un po' a pensare di riempire questa matrice. Attenzione, questo esercizio di riempire la matrice ci allena a vedere tutti gli indicatori possibili. Poi in realtà in un processo specifico ci interesserà selezionare quelli più interessanti, quelli più importanti. Nella domanda d'esame ci sarà sempre definire, descrivere i tre indicatori, i tre KPI più significativi per il processo, non tutti. Quindi, dove ci sono i trattini, no? Tendenzialmente sono indicatori che non ha senso definire. Allora, la hotel reservation, ricordiamoci, qual era l'input? Erano le prenotazioni, le richieste di prenotazione. L'output sono le camere prenotate e vendute, no? Allora, qua sopra, in alto, unit cost, input output, indicatore di efficienza ci dice quanto mi costa il servizio di prenotazioni, tendenzialmente il personale, rispetto al numero di prenotazioni che vengono gestite. Quindi cosa vado a prendere? Vado a prendere lo stipendio delle persone che ho messo alla reception, modulato per la percentuale di tempo per cui queste persone gestiscono le prenotazioni, no? Se una persona dedicata alle prenotazioni sarà quella, se invece è un albergo più piccolo in cui quella persona fa prenotazioni, fa anche check-in, fa anche check-out, dà anche informazioni
chiaro che non posso prendere solo il costo intero, devo prendere solamente un pezzo del suo costo, rapportato al numero di prenotazioni richieste. Nel caso in cui, non guardate gli altri, guardiamo solo questo, nel caso in cui consideriamo un volume di ingresso. Se invece consideriamo il volume di uscita, andiamo a vedere questo costo però rispetto al numero di stanze effettivamente vendute. Ovviamente il costo unitario sarà maggiore per unità di output rispetto all'unità di input. Noi abbiamo preso il costo di questa persona, ma la persona che gestisce questa attività non ne può niente di questo indicatore. Cioè le sue azioni non possono in nessun modo modificare questi indicatori. Se non è che si autoriduce lo stipendio, oppure per magia aumenta il numero di richieste di prenotazione. Quello che potrebbe fare eventualmente, ma non siamo qui, è dire ma se è bravo a rispondere al telefono ci sarà una percentuale maggiore di richieste di prenotazione che arriva a conclusione. Ma questo sarebbe un indicatore di servizio, non c'entra nulla. Non c'entra qua. Dopodiché, produttività. Produttività rispetto alle risorse umane o utilizzazione delle risorse umane. Allora, questo siamo sempre nel servizio di prenotazioni. Produttività significa l'output diviso le risorse umane. Risorse umane misurate in persone, numero di persone o numero di ore. E l'utilizzazione, anche qua, è il numero di persone dedicate, diciamo, impegnate rispetto al numero di persone dedicate al servizio, o meglio ancora il numero di ore effettivamente spese rispetto al numero di ore disponibili. Quindi in questo caso possiamo avere il numero di richieste di prenotazione, che è lo stesso numero che abbiamo qua. Qua era denominatore, qua è numeratore. Numero di richieste, volume di input rispetto alle risorse disponibili. In questo caso risorse umane. Oppure volume di output rispetto alle risorse disponibili. Questa è la produttività. Volume diviso risorse. Utilizzo invece è, spesso si misura nel tempo, il tempo per cui quelle risorse sono occupate nel servizio rispetto al tempo totale per cui queste risorse sono presenti o disponibili, quindi esempio la durata del turno. In un turno di 8 ore, in quante di queste ore stai gestendo le prenotazioni e quante altre invece non lo stai facendo? Ecco, lo stesso ragionamento, un pochino più facile, si può fare sulle risorse non umane, risorse materiali. E che risorse materiali servono per fare una prenotazione? Niente, il telefono e un PC essenzialmente, no? Quindi la produttività conto sempre lo stesso numeratore, ma rispetto al numero di risorse non materiali. Qui c'è un centralino, per quante ore il centralino ha almeno una chiamata occupata rispetto alle 24 ore del giorno in cui lui potrebbe potenzialmente ricevere chiamate. Io da qua, anche solo confrontando questi indicatori, potrei accorgermi che magari l'utilizzo delle risorse materiali mi potrebbe limitare l'utilizzo delle risorse umane. Cioè se ho due impiegati, c'è un computer solo, magari si danno fastidio. Per cui la produttività delle risorse umane può essere in qualche modo, non sono indipendenti queste misure, poi alla fine nel processo interagiscono tra di loro. Sono punti di vista diversi, ma non indipendenti. No? Aumentare uno, diminuire uno di questi indicatori ha impatto anche sugli altri, in positivo o in negativo.
qui ce n'è una un po' strana, è l'utilizzo del tempo, cioè la risorsa tempo. Per quale percentuale del tempo il tempo è disponibile? Che domanda un po' strana. Cioè rispetto al tempo disponibile, le 24 ore, quante di queste sono, quante di queste ore sono impegnate nel servizio e quante di queste ore sono libere dal servizio? Cioè non è che il tempo si mette al nostro servizio, no? Però possiamo immaginare, ad esempio, il fatto che alle 3 di notte nessuno chiede servizio, o molto raramente. Quindi quelle ore che io ho messo, poi ho fatto i turni, ho messo il centralino, ho messo il workstation, ho aperto 24 ore su 24, quelle ore lì sono perse. Quel tempo lì, che potrebbe essere tempo produttivo, non lo è. E a questo punto non è un utilizzo, è anche, implica anche un utilizzo inferiore delle risorse umane, ma proprio perché non ho richieste in quell'intervallo di tempo. Quindi questi erano ragionamenti su indicatori di prestazione, no, di efficienza in generale, prestazione, produttività e costo unitario. L'altra grande categoria, l'altro ramo, sono indicatori di qualità. Allora, l'efficienza, dicevamo, va a confrontare, va a analizzare cosa succede dentro il processo, la qualità va a analizzare cosa succede in uscita rispetto al processo. Quindi quali sono le categorie che posso andare ad analizzare? Immaginiamo un processo in cui andiamo a vedere i suoi prodotti o i suoi servizi erogati. Il primo indicatore, la prima, diciamo, famiglia di indicatori è quella di conformità. C'è un prodotto, l'ho fatto, l'ho finito, l'ho consegnato e non funziona. Un servizio l'ho erogato e non va bene, perché non era quello che l'utente mi aveva chiesto, o perché non è completo, perché ne manca un pezzo, perché non mancano dei dati, mancano delle informazioni. Allora può capitare, appunto, che l'output del processo non corrisponda alle richieste, non sia conforme rispetto alle richieste e poi alle caratteristiche che deve avere il prodotto, che deve avere il servizio. Quindi gli indicatori di conformità vanno a misurare il numero di output che sono conformi oppure che sono non conformi rispetto al numero totale di output di un processo. La conformità la potrei anche definire in ingresso. Io posso dire, sì, in uscita non ti ho dato il prodotto, ma perché la richiesta che mi hai fatto non si capiva, non era corretta. Quindi potrei definire una conformità rispetto alle richieste d'ingresso, rispetto agli output intermedi, quindi la posso misurare non necessariamente solo all'uscita, ma all'uscita di una fase intermedia, oppure rispetto all'uscita finale. Quindi nelle varie fasi di avanzamento del processo posso chiedermi, ma ciò che ho adesso in mano, ciò che sto lavorando in questo momento, è conforme? Rispetta tutte le caratteristiche che dovrebbe avere? Chiaramente la elaborazione di richieste non conformi è una perdita di tempo, una perdita di risorse, perché non arriverà mai, non potrà arrivare a un output soddisfacente. Quindi nel caso in cui io abbia un input, una richiesta già non conforme, dovrei cercare di evitare di lavorarlo, evitare di prendere il carico. No, non lo faccio. Se lo facessi di sicuro non posso arrivare a un output corretto se la richiesta non era chiara, non era completa. E prima mi accorgo di una non conformità, meglio è fermarmi. Se ho delle non conformità in output, devo andare a capire queste dove si sono generate, in quale varie fasi. Quindi, che cos'è conformità non lo definisco qua. Devo sapere quali sono le caratteristiche del prodotto, che il prodotto deve avere,
Si presuppone che esista un test o una serie di test che, guardando il prodotto, possono dire sì, è conforme o non è conforme. Questi test o fanno parte, diciamo così, del controllo qualità, o a volte ti arrivano dal cliente, il cliente ti riporta indietro, cioè non funziona, o non va bene, non era quello che volevo. Allora lì te ne accorgi. È molto difficile andare a misurarle queste non conformità. Tanto che significa andare ad analizzare l'output di ogni singolo prodotto o di ogni singolo servizio e vedere se questo, no, soddisfaceva le richieste. Quindi qua nel nostro diagramma, adesso lo ingrandisco solo un attimo, ecco, si parlava di conformità misurata in input, quindi il numero di richieste corrette ricevute o il numero di richieste errate ricevute, conformità in output, quindi il numero di pezzi non conformi o servizi non conformi erogati, dove quella in output rispetto a quella in input mette insieme sempre le due cose. L'output è conforme rispetto alle norme, a ciò che dovrebbe essere, alle misure, al peso, alle caratteristiche del prodotto e alla richiesta. Perché se ti ho chiesto una vite ma hai dato un bullone, l'output non è conforme. Se ti ho chiesto un bullone, mi hai dato un bullone ma smussato, non mi hai dato conforme. Quindi ci sono sempre questi due elementi messi insieme. Oppure possiamo anche andare a misurare la conformità di qualche fase interna di lavorazione. In caso di processi complessi, soprattutto processi interorganizzazione, allora vado a vedere che nel momento in cui l'attività, la lavorazione passa da un'organizzazione a un'altra, da un reparto a un altro, posso pensare di avere un check di conformità in quel punto. Questi devono essere indicatori misurabili, quindi devo avere effettivamente un'azione esplicita il cui esito sia conforme o non conforme, scartato o accettato. Se non ho questa misurazione, mi sogno di misurare questo KPI. Può essere una misurazione completa al 100%, oppure a campione, ciò che volete. Però deve essere esplicita. L'unico caso in cui questa misurazione può non essere esplicita è quando arriva dai clienti. Allora devo andare poi, però, immaginate che qualunque azienda, quando gli arriva quando si arriva alla sostituzione di un prodotto perché il cliente dice che non funziona, te lo riporta indietro, è il costo massimo che posso avere di non conformità. Quindi se posso lo intercetto io prima. Conformità. Affidabilità. L'affidabilità è un altro indicatore di qualità, ancora, se vogliamo, ancora più difficile da verificare, perché va misurato nel tempo. Cioè, se la conformità mi dice che il prodotto che hai fatto adesso è corretto, è giusto, corretto, funzionante, adeguato, l'affidabilità mi dice che continuerà ad esserlo nel tempo. Cioè, non è che tra un minuto smette di funzionare, o smette di essere lui, o smette di fare quello che doveva fare. Continuerà ad avere le caratteristiche che lo rendono conforme, mantenendolo nel tempo. Quindi, mentre la conformità per sua natura è una misura che potrei anche prendere sul prodotto appena prodotto, scusate il giro di parole, l'affidabilità non sempre, anzi quasi sempre, non si può misurare in casa. Perché soprattutto se sto parlando di un prodotto materiale, questo si rompe quando non è più nel mio magazzino, ma quando è in mano all'utente. Cessa di funzionare quando è in mano all'utente. Diverso se sto erogando un servizio, allora il servizio lo erogo in continuazione, mi accorgo io quando smette di funzionare e quindi lo sto continuando a gestire. Come si misurano questi indicatori di affidabilità? Formalmente sono delle probabilità. Cioè, quanto è probabile che il mio prodotto o servizio erogato continui a funzionare tra un mese, tra un anno, tra 10 anni? E quindi immaginate che di avere un grafico di probabilità in cui nell'asse orizzontale ci sia il tempo, nell'asse verticale ci sia la probabilità, al tempo 0 o probabilità 1, cioè adesso sono sicuro che funziona, ho fatto i controlli di conformità, se è conforme la probabilità che adesso funzioni è 100%, l'ho appena controllato,
e poi questa curva non può che decrescere durante il tempo. La probabilità che funzioni ancora tra 800 anni è zero, a meno che non sia un sasso. E quindi parte dal 100% e tende a zero in un tempo più o meno lungo. Poi può avere diversi andamenti, tipo ad esempio per alcuni tipi di prodotti c'è una cosiddetta mortalità infantile, cioè la probabilità che si rompa nei primi giorni di utilizzo è molto più alta che non, cioè se non si rompe nel primo mese non si romperà probabilmente per i primi 2-3 anni. Quindi c'è un tracollo iniziale di questa probabilità e poi rimane abbastanza bassa e poi si va, torna a decrescere per usura dei componenti. Questa probabilità è abbastanza difficile sia da vedere che poi da misurare che da apprezzare. Allora spesso cosa si fa? Si calcolano delle medie, delle misure statistiche basate su questa curva di probabilità. Ad esempio, questa MTTF, no, definito come medium time to failure, è il tempo medio prima che si rompa. Quindi se immaginate quella distribuzione di cui parlavamo prima, no? Era fatta così, la distribuzione di probabilità, tempo, probabilità, parte da 1, tende a 0, che sarà fatta così, una cosa del genere, io calcolo la media di questa distribuzione. Immaginate di fare l'integrale, ok, dico durante un giorno probabilità 0,8, durante due giorni, al secondo giorno probabilità 0,97, al terzo giorno e faccio la sommatoria del numero di giorni per cui funziona moltiplicato per la probabilità e troverò che il valore medio, ad esempio, è qua, magari un po' più in là, insomma. Quindi vorrei dire che ci saranno alcuni che si rompono subito, alcuni che durano molti anni, e la media di questi valori di rottura, di tempi di vita è qua, MTTF. Dopodiché ho due tipi di prodotti. Ho i prodotti che una volta rotti possono essere ripristinati e prodotti invece che non sono ripristinati. Una mela, una volta che marcia, non è che la posso far tornare matura. E quindi mi fermo qua, l'unico indicatore è questo. Altrimenti, se sono prodotti che possono essere riportati a funzionamento, a conformità, che so, servizio internet, ah, non funziona, e beh, però si ripara, entro 2-3 giorni lavorativi ti riconnetto. Ho bucato una gomma, porto una gommista e me la riparo. Richiede un certo tempo. Tempo durante il quale il servizio o il prodotto non sono disponibili. Non sono conformi. La macchina che ho bucata non è la macchina che avevo comprato. La linea internet che non si connette non è la linea internet che avevo comprato. Questo tempo di non disponibilità si può anche lui. Dipende, non saranno uguali i tempi di riparazione o di ripristino per tutti i tipi di prodotti, ma possiamo calcolare una media che è indicata dalla sigla MTTR, Medium Time to Repair, tempo medio per riparare il prodotto. Quindi noi immaginiamoci un prodotto che si guasta e dopo che si è guastato c'è un certo tempo entro il quale posso aspettarmi di averlo di nuovo funzionante. Allora, se ce l'ho di nuovo funzionante vorrà dire che di nuovo riparte il tempo zero con un andamento diverso, per quanto è appena uscito dalla fabbrica, per quanto quando ha già una certa vita, ma comunque ha alcuni componenti che sono sostituiti, riparati, verificati, e quindi da lì in avanti funziona per un certo intervallo di tempo che porterà inevitabilmente prima o poi di nuovo a un guasto, a una sedia, e così via. Se immaginiamo cose di questo genere, cicli in cui funziona, poi a un certo punto smette di funzionare, viene ripristinato, rifunziona, rismette di funzionare, viene ripristinato e così via, quello che ci interessa di più è questo medium time between failure,
cioè so che ogni tanto si guasta deve essere portato in riparazione, ogni quanto si guasta, ogni 12 anni in media, ogni mese, quindi sono tutti parametri misurabili in parte prevedibili, chi fa qualità è in grado di calcolare a priori queste probabilità qua sulla base delle caratteristiche dei componenti, poi conta la stima a priori in conto con la misurazione dal campo. Chiaro che questo mi dà la vita media attesa del prodotto, in qualche modo mi dà il costo attualizzato di quel prodotto. Se io so che dura 6 mesi, nell'arco dei prossimi 10 anni ne devo comprare 20, devo stimare l'acquisto di 20 componenti, perché in media durano 6 mesi. Se sono riparabili, va bene, devo capire qual è il costo della riparazione, ma ogni volta che lo devo riparare ho una cessazione del servizio, quindi si riduce il tempo di disponibilità del mio sistema. Di quanto si riduce? Del rapporto tra MTTR e MTBF. So che sto fermo 3 giorni in 6 mesi. Questa è una percentuale di tempo in cui il bene non è disponibile. Ok? Chiaro che queste misure sono molto più importanti su sistemi di grandi dimensioni che hanno una vita attesa molto lunga. Poi su questi numeri ti vai a giocare poi probabilmente una buona percentuale anche del costo del sistema. E sui grandi sistemi io devo dire, ma mi conviene investire di più in avere un macchinario più affidabile che duri 20 anni anziché 10, a costo di pagarlo il doppio, o accetto che duri 10 e lo pago di meno? Quindi questi indicatori sono indicatori di processo, è molto difficile, diciamo così, lavorano però su scale temporali molto lunghe. Quindi rispetto agli altri indicatori di cui parlavamo, non è che se cambio qualche cosa nel processo lo miglioro, faccio delle misure più accurate, uso delle macchine operatrici migliori, immediatamente la fidabilità cambia, e la vedo nelle misure. Sì, magari la fidabilità dei prodotti che escono è cambiata, però prima di poter misurare devo accorgermi che a lungo termine, dopo, tra 5 anni, il numero di prodotti che mi sono ritornati indietro per un guasto, per riparazione, si è ridotto del 10%. Perché io matematicamente lo posso calcolare, dico, ma secondo me ho fatto delle azioni per cui la probabilità è cambiata. Va bene, però prima di misurarla, la posso calcolare a priori, per vederla, prima di misurarla devo aspettare che passi questo tempo, almeno. Quindi sono indicatori abbastanza importanti, soprattutto in campo industriale, nel campo dei sistemi informativi ciò che conta essenzialmente, sì, è l'MTBF, perché quasi sempre pensiamo a servizi erogati, quindi ci chiediamo quando il servizio sarà disponibile o per quanto tempo non sarà, quanto frequentemente avremo delle non disponibilità del servizio. Qualità. Quindi dicevamo, funziona appena l'ho finito, continua a funzionare nel tempo. Funziona, definito come conformità o come affidabilità, sono misure oggettive rispetto alle caratteristiche che deve avere il prodotto. Poi c'è la qualità in qualche modo percepita dall'utente. Quindi sì, è un prodotto che in realtà funziona, ma gli utenti non sono soddisfatti. Si aspettavano qualche cosa di diverso. È difficile da usare, è scomodo, scalda troppo. Sì, è nelle norme, però scalda troppo. Sì, però c'è scritto massimo 27 gradi, io lo so, ma lo sento caldo. Cioè, al di là di quelle che sono le conformità rispetto a delle specifiche che può avere il prodotto in fase di produzione o in fase poi di vita, qual è la percezione che gli utenti hanno di questo prodotto? Questo rientra nella qualità
io aggiungo percepita del prodotto stesso. E quindi la soddisfazione utente, tutto ciò che è legato alla soddisfazione utente, ai feedback degli utenti, ai questionari, le indagini, ti telefono a casa, mandami la cartolina, mettimi il like e cose di questo genere, ricadono tutte in questa grossa categoria. Qualità, dicevamo, è l'insieme degli indicatori che sono misurati sul prodotto, indipendentemente dal processo. No? Qui lo vediamo bene, il cliente non sa quale sia il mio processo, non gli interessa. Lui ha in mano il prodotto oppure sta usando il mio servizio e percepisce come funziona il prodotto o come funziona il servizio. Quindi non è interessato né alla visibilità per poter capire o misurare o distinguere le varie fasi interne del processo. Anche qua le varie combinazioni sono appunto gli indicatori di qualità, possono essere conformità, affidabilità e soddisfazione. La soddisfazione dell'utente può essere solo misurata sul prodotto in output, perché solamente quando il servizio o il prodotto è arrivato all'utente. L'affidabilità può essere misurata tendenzialmente in output o sui prodotti intermedi, ma non sicuramente in input, perché se non è solo una richiesta, non ho ancora nulla che può funzionare nel tempo, non c'è ancora il prodotto. Mentre invece la conformità la posso misurare, come dicevo, in ingresso, in uscita o nelle fasi intermedie. Rimangono quelli di servizio che dovranno aspettare fino a martedì. Martedì pomeriggio facciamo il laboratorio ancora, ma sul secondo laboratorio sui mock-up. Okay?